Bentrovati con Zoom, l'approfondimento di Sesta Rete. Sesto Fiorentino. A poco più di un anno dalla sua elezione a sindaco, Sara Biagiotti ha fatto un bilancio della sua amministrazione. Lo ha fatto in piazza Vittorio Veneto davanti al municipio, davanti ai suoi cittadini. Ha parlato delle azioni intraprese per migliorare il territorio, dei passi in avanti fatti dal comune. Il sindaco Biagiotti ha scelto così di rispondere a quanti nel Consiglio Comunale vogliono sfiduciarla. Sono 13 su 24 i consiglieri comunali che hanno sottoscritto una mozione di sfiducia per far decadere il sindaco dalla sua poltrona. 8 di questi consiglieri appartengono al suo stesso partito, il Partito Democratico. Sara Biagiotti ha scelto la piazza principale di Sesto per rispondere alle accuse mosse dai consiglieri dissidenti che qualche sera prima si sono riuniti nel giardino dell'Unione Operaia di Colonnata per presentare ai cittadini il contenuto e i motivi della mozione di sfiducia. In piazza Vittorio Veneto invece il sindaco è stata accolta da molti suoi sostenitori che giudicano positivo il suo operato. Tra il pubblico, alcuni primi cittadini dei comuni limitrofi, il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani e Lorenzo Becattini, il parlamentare toscano del PD che è stato nominato dal Partito Metropolitano di Firenze commissario della segreteria locale di Sesto Fiorentino dopo le dimissioni di Camilla Sanquerin. Questo primo anno di governo di Sara Biagiotti come è andata? Sa, io la vedo da lontano perché io abito a Firenze, quindi lo vedo da lontano. Comunque, tenendo presente che amministrare una città è sempre difficoltoso, io penso che la Sara abbia fatto il massimo per appunto raggiungere tutti gli obiettivi che si è sempre fissata. Poi certamente tutti non si può accontentare, perché c'è chi la pensa in una maniera e chi ce la pensa in un'altra. Però il compito di sindaco è andare avanti, gestire il programma che si era prefissato in campagna elettorale e portarlo alla fine. E questo penso che la Sara l'abbia fatto. È autolesionista quello che fanno i consiglieri nei confronti della Biagiotti? Ma no, più che autolesionisti secondo me è un discorso diverso, è un discorso che in un partito democratico certe cose non si fanno, perché un sindaco si sfiducia allorquando ha fatto un'azione grave e non ne vedo io di azioni gravi della Sara, perché la Sara, come ripeto, ha fatto un programma di mandato del sindaco, lo sta attuando, a qualcuno piace, a altri meno, però questo è. Sarebbe l'inverso se lei fosse non portasse avanti il programma con il quale si era presentata ai cittadini di Sesto. Questo lo sta facendo, quindi ma cosa si cerca di? Diciamo che è un sindaco che non ha fatto molta mostra di sé, ha lavorato molto nell'ombra, secondo me abbastanza positivamente, perché ha dimostrato di avere cura di quelli che sono i sentimenti e anche i bisogni dei cittadini più reali, senza sprecare soldi e risorse in cose scenografiche che poi magari alla fin fine non servono oppure sono abbastanza ritenute inutili dalla popolazione. Quindi il mio giudizio è sostanzialmente positivo, lo sono qui per sentire anche cosa dice il sindaco, appunto, no? Ed è qualcosa di deleterio quello che stanno facendo i consiglieri del PD nella mozione di sfiducia? Diciamo che dal mio punto di vista non è il massimo, il sindaco è stato eletto, mi pare di ricordare, con una buona maggioranza e non mi sembra dopo solamente un anno il caso di fare un'operazione del genere. Certamente è nel loro diritto, sono finalmente nel loro totale diritto di consiglieri comunque di poter reagire, di poter fare un'opposizione come meglio credono, insomma, ecco. Però io non l'avrei fatto al posto loro, ecco, sicuramente. Sto parlando di persone che sono al suo stesso partito, nel suo stesso. Tutto perché sono nello stesso partito. E va anche detto però che quando cose del genere sono avvenute in partiti diversi, di altra natura politica, queste cose sono state anche apprezzate, no? Quindi fa un po' parte delle regole del gioco. Onorevole Becattini, siamo qui a sentire cosa ha da dire il sindaco Sara Biagiotti. Lei è venuto invece per gestire il partito, ricondurre un po' i fili. Qual è il rischio se insomma si sfiducia il sindaco di Sesto Fiorentino? Il rischio è grave, perché sarebbe la venuta per 10 mesi di un commissario prefettizio che questa città non si merita, in genere non si merita nessuno, ma qui non è che ci sono problemi gravi come ci sono da altre parti del nostro paese in cui è richiesto proprio un commissariamento. Io mi auguro che ci sia ancora la possibilità di poter tornare indietro e riprendere un cammino, magari ciascuno facendosi carico dei problemi che ci sono. Potrebbe essere in qualche modo una rivalsa nei confronti del governo nazionale, quella degli 8 dissidenti PD?
No, io non penso questo, penso che magari è un'esperienza amministrativa che ha bisogno di essere migliorata sia sulla forma sia sui contenuti, anche se poi stasera presenteranno un anno di lavoro e guardando i documenti sono tante le cose che sono state fatte. Però ora ecco, deve prevalere un appello all'unità, perché diversamente questo glorioso comune, che ha una grande storia, si vedrebbe consegnato a un commissario prefettizio. Davanti ai numerosi cittadini accorsi in piazza Vittorio Veneto ad ascoltarla, il sindaco Biagiotti ha parlato delle responsabilità che si prende nel portare avanti il suo mandato. Ha detto chiaramente che non si dimetterà, che è molto rischioso lasciare il comune per un commissariamento lungo 10 mesi. Ha ribadito che sono state tante le azioni portate avanti in questo anno di amministrazione. Ha parlato di edilizia scolastica, di urbanistica, di azioni mirate al territorio, al centro storico, al volontariato e alle imprese locali. Il bilancio di un anno a Sesto Fiorentino è un bilancio di un anno in cui c'è stata tantissima attenzione al sociale, alla scuola, a tutto il mondo del volontariato, alla città, alla vivibilità della sua città e all'attenzione grande, davvero molto grande, a tutte quelle che sono le infrastrutture, le scuole, le priorità del nostro territorio, da considerare per quanto riguarda tutte quelle legate agli aspetti urbanistici, le grandi infrastrutture, le grandi aziende che vengono ad investire nel nostro territorio, da Ferragamo alla Lilli, che ha un grosso progetto di espansione, a quella del polo della logistica dell'Italia centrale e dell'Esselunga. Tantissime iniziative che potranno portare alla nostra Sesto Fiorentino un grande valore aggiunto. Quello che mi sento di dire è che davvero noi dobbiamo considerare tutto questo un punto di partenza per guardare al futuro, per insieme costruire la nostra Sesto e mettere da parte, facendo ognuno la sua parte e in primo luogo facendola il sindaco, mettendo da parte un po' di dissapori e guardando al futuro per dare delle risposte ai cittadini, alla nostra città, perché solo questo può essere davvero un momento di ripartenza, cioè voler tutti insieme contribuire allo sviluppo della nostra città, a dare ai nostri cittadini delle risposte positive e propositive. I tempi sono strettissimi e io credo che con il buonsenso di tutti e con un'azione di una forte volontà da parte dell'amministrazione e del sindaco di andare verso la direzione di una risoluzione di una situazione di difficoltà che è certamente importante, ma io credo che quando si arriva a punti così di criticità possa essere davvero il momento del rilancio e della ripartenza, perché tutti noi non possiamo permetterci che la nostra Sesto venga vista da un occhio che non è un occhio vicino ai cittadini, come può essere quello appunto di un commissario che naturalmente fa il suo mestiere e che invece la politica ha bisogno davvero di governare una città. Un messaggio ai dissidenti? Io non ho messaggi da lanciare, credo che ci sia un'azione sinergica che vada portata avanti tutti insieme per il bene e la responsabilità della città. In primo luogo è il sindaco che fa il primo passo in avanti per trovare una soluzione, proprio perché io credo che la sinergia, la concertazione, la dialettica politica debba prevalere rispetto alle diversità che certamente ci possono essere state, ma che devono essere superate con il senso di responsabilità di tutti, anche da parte del sindaco. Durante la serata non sono mancate le contestazioni al sindaco Biagiotti da parte del comitato Mamme No Inceneritore. Le donne, che hanno interrotto per qualche minuto il discorso del primo cittadino di Sesto Fiorentino, hanno sollevato la problematica del termovalorizzatore di Case Passerini. E proprio la realizzazione del termovalorizzatore, insieme al potenziamento dell'aeroporto di Peretola, ad aver determinato la mozione di sfiducia dei consiglieri di Sesto, con la partecipazione degli 8 consiglieri dissidenti del Partito Democratico. Sono queste due operazioni portate avanti già dalle amministrazioni precedenti a quella di Sara Biagiotti ad essere duramente contestate dalle opposizioni, in particolare dai consiglieri di SEL e Movimento 5 Stelle. Ricordiamoci che a Parigi il termovalorizzatore di Parigi, che è sulla Senna, alimenta con la propria energia il Louvre e l'Hotel de la Ville. A Vienna è nel centro della città. Questa è l'Europa,
Questa è l'Europa. Poi bisogna garantire la salute di tutti, perché la salute di tutti è la priorità dei cittadini. E quindi noi su questo abbiamo posto nostra attenzione e la nostra azione amministrativa. Dal 1999 in questo comune tutti i sindaci hanno portato nel loro programma questa azione, e quindi su questo noi abbiamo chiesto. Scusate, se mi fate finire, dopo voi mi spiegate a me la democrazia e come funziona le cose. Noi al sindaco contestiamo da sempre ormai la... cioè, lei si ostina a voler fare questo inceneritore e praticamente danneggiare tutti noi cittadini che abitiamo praticamente nella zona limitrofe, di danneggiare tutti i fiorentini, perché l'inceneritore purtroppo farà danni dappertutto. Le alternative le sa ormai da tantissimo tempo e non le vuole vedere. Noi speriamo che a breve non ci sia più, visto che appunto c'è la sfiducia nel comune, di conseguenza speriamo che chi verrà sia molto più lungimirante, e alla conferenza dei servizi ci sarà appunto il 6 di agosto, si spera appunto che i tecnici ribadiscano il loro no all'inceneritore, visto che non è da farsi. Noi siamo attive sul territorio, ormai stiamo contagiando veramente tante persone e non ci arrendiamo, perché quest'opera non va assolutamente fatta, uno spreco di soldi, le alternative ci sono e di conseguenza noi non ci stiamo assolutamente a danneggiare i nostri figli, le future generazioni e tutti i fiorentini che purtroppo vivranno in un luogo contaminato da diossine e tutte le sostanze che ci provocheranno purtroppo dei gravissimi danni alla salute, e noi non ci stiamo assolutamente. Quindi chiediamo al sindaco, intanto noi logicamente chiediamo di mettersi, cioè comunque sia di non lavorare più in questo territorio, perché sta facendo tantissimi danni, e sicuramente si spera che non verrà fatta appunto questo inceneritore. Per quanto riguarda la realizzazione della pista parallela, noi abbiamo fatto un percorso con tutti i sindaci, abbiamo presentato il nostro parere facendo tutta una serie di osservazioni, e su queste osservazioni siamo stati molto, molto rigidi nel indicare tutta una serie di condizioni necessarie e fondamentali. Ad oggi il nostro parere non è favorevole per quanto riguarda la realizzazione della pista, mentre per quanto riguarda il termovalorizzatore il percorso proviene molto più da lontano, perché ricordo che il master plan della pista aeroportuale è stato presentato alla fine di marzo, mentre per quanto riguarda il termovalorizzatore la cosa viene molto più da lontano. È stata approvata la valutazione impatto ambientale il 27 aprile del 2014, oggi siamo in fase di autorizzazione unica. Noi nell'ambito di questa fase abbiamo espresso tutte le nostre criticità e perplessità, però il processo è molto molto più avanti, e noi ci siamo trovati a questo processo in cui la valutazione di impatto ambientale era già stata predisposta, e quindi era già stato dato via libera sulla valutazione di impatto ambientale. Arrivederci alla prossima puntata di Zoom, l'approfondimento di Sesta Rete.